quello delle tasse. L'ultimo è Berlusconi, però in verità è una proposta vecchia, quella dei punti franchi. Voi cosa pensate? Beh, diciamo che io mi vorrei dire anche una simpatia. A me queste due aggregazioni mi stanno diventando anche simpatiche. Perché? Puoi sempre votarci, eh? Non credo. Perché oltre a copiarsi i programmi a vicenda, in questi giorni, già da domenica con il carissimo onorevole Floris, vogliono copiare e storpiare anche i nostri programmi, perché si è aperto un dibattito sulla stampa, per esempio sulla zona franca. Noi sappiamo che la zona franca in Sardegna potrebbe proprio veramente abbattere quella pressione fiscale che ci ha portato alla rovina. E allora se veramente si vuol discutere di questa situazione, innanzitutto noi abbiamo notato che non si è discusso molto di Sardegna. E diciamo che Sardegna Nazione ha avuto l'abilità di presentarsi a questa elezione e si è iniziato a discutere dei problemi della Sardegna grazie alla nostra presenza. Perché non si è fatto altro di parlare, di battere la sinistra, di battere la destra, di parlare di Berlusconi, di parlare di D'Alema, di parlare di Fini e di parlare di Dini. Il problema che io mi metto, dico questo, voi a Roma, e che avete avuto anche posti di un certo potere, di un certo livello, anche lei, onorevole Sanna, non vi siete mai chiesto, io vorrei farvi anche una provocazione, per esempio adesso si parla di una zona franca con la Francia che l'ha già quasi ben definita per la Corsica, con la situazione drammatica che noi ci troviamo in Sardegna per quanto riguarda la continuità territoriale, per quanto riguarda i trasporti, siete capaci tutte e 27 parlamentari a fare... Vi ricordo che poi ha solo un minuto... E forse a fare una proposta seria, un protocollo d'intesa adesso in campagna elettorale, perché questi qua sono soltanto, secondo me, dei messaggi elettorali e basta. Però l'impegno serio per la Sardegna ci deve essere, questi due poli non ne hanno per niente. Allora accogliamo il suo invito e parliamo di Sardegna, anche se sono problemi universali che non riguardano ovviamente solo la Sardegna. Allora, l'Ulivo accusa voi del Polo per le Libertà di voler smantellare lo Stato sociale e voi ribattete dicendo siete assistenzialisti. Chiaramente allora, come rispondete poi sentiamo. Chiaramente un'inesattezza, perché il riferimento... Qual è il vostro modello di sanità? Il riferimento ai programmi. Del modello di sanità ne abbiamo parlato fin troppo, credo. Lei ha intervistato il senatore Martelli che di sanità. Allora le posso chiedere, mi permette, prego. Riassumiamo quella posizione, vediamo se è quella del Polo. Dice il senatore Martelli, una assistenza, uno zoccolo, diciamo così lui si è espresso, per tutti, e chi vuole qualcosa in più, chi vuole lo specialista, il primario, una accoglienza anche in clinica che sia più di quella dello zoccolo, deve pagare. L'infermiera minigonne. Sì, il paradosso del senatore Martelli è stato appunto lui questo. Lui ha precisato che era una battuta. Ovviamente sì, certo. Si è trattato di un paradosso per farsi capire. Noi sosteniamo che quello che è stato definito impropriamente lo zoccolo duro, diciamo più esattamente che le categorie più deboli, devono avere una protezione dallo Stato e devono avere una sanità dello Stato che sia piena, uguale, per tutti ed efficiente, cosa che così non è. Mi dispiace dirlo adesso con l'onorevole Sanna, che è stato un responsabile diretto della situazione attuale della sanità. Riteniamo che chi voglia qualcosa di più se la debba pagare tramite le assicurazioni, pagare in proprio se è beato lui è un uomo ricco. Quello che non vi deve essere è una sanità che costa una immensità di denari e che non dà a ciascun cittadino l'assistenza che il cittadino deve avere dallo Stato e che ha diritto di avere dallo Stato. Ma insomma, al di là degli slogan, mi sembra che la posizione del Polo sullo Stato sociale, sulla sicurezza dei cittadini e sulla sanità, sulle garanzie per tutelare la salute e la vita umana, continua ad essere una posizione chiara e una posizione che io considero agli antipodi rispetto a quella del Polo. Cioè, in sostanza, anche l'onorevole Anedda, col suo grande mestiere in termini garbati, stasera ripropone il modello delle assicurazioni private americane.
Questo è il programma del Polo, al di là delle cose. Volete impedire ad uno di assicurarsi? Allora, questo è il problema no, della, no, per carità, noi, della limitazione delle libertà. Il modello americano se lo posso riassumere così, l'aspirina gratis per tutti, i trapianti di cuore e l'emodialisi a pagamento, per chi se li può comprare? Per chi se li può pagare? Perché non noi, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio in questi giorni... Perché fai riferimento a noi e ai programmi americani che non ci riguardano e che non ci interessano? Perché sono quelli che voi volete importare in Italia, caro Gianfranco. Questo è un personaggio di cui hanno parlato tutte le televisioni del mondo. Questo è un altro. Christopher Rivi. Io non leggo giornali. No, io li leggo. Leggo il programma. E leggo le statistiche, caro Gianfranco. Io leggo il programma. Il programma nostro dice... Spendono il doppio e hanno 36 milioni di cittadini senza nessun... Ma questi sono gli americani, sì. E mi fa piacere. Martelli propone questo, il vostro programma propone questo. Io non leggo né il programma americano né i giornali, io leggo il programma del Polo, concordato, per il quale ci deve essere la sanità per tutti, efficiente, comprese anche quegli interventi, cui ho fatto riferimento ai trapianti di cuore, che vi devono essere pagati da chi essere per tutti, pagati dallo Stato, ma senza gli sprechi che vi sono oggi e senza che la sanità, come avete fatto anche in Sardegna, sia lottizzata e sia una maniera per far fare carriera a qualcuno che non la merita. 50 secondi per dare un giudizio su queste due posizioni sulla sanità. Su queste due posizioni sulla sanità il giudizio non se ne può dare, perché noi lo sappiamo benissimo, basta. Io lo dicevo proprio prima di entrare all'onorevole Sanna, l'ospedale di Ozieri era un ottimo ospedale, da quando hanno unificato la USL e la Sassari non funziona, questo qua lei me ne stava dando anche atto. Quindi, secondo me, non bisogna... Cioè, i programmi sono tutti belli, qua ci vogliono fatti, perché noi siamo in una situazione allarmante su tutti i settori, dalla sanità all'occupazione, ai trasporti. E allora, se veramente noi abbiamo intenzione di risollevare la Sardegna da questo stato di crisi, senza fare come hanno fatto altre nazioni per ottenere, noi non vogliamo né elemosine, noi vogliamo strumenti economici, per avere il diritto di decidere noi del nostro futuro. Non possiamo più demandare a nessuno, perché siamo sempre in ultima fila. E con questo mi dispiace, ma lei ha finito il tempo. 30 secondi per un appello finale. Ma l'appello finale è questo. Chi vuol che veramente si cambi non può che votare per il Polo della Libertà. Chi ritiene che la situazione attuale sia soddisfacente deve votare, se è soddisfatto, per l'Ulivo. Noi rappresentiamo l'innovazione, l'Ulivo rappresenta la conservazione. Questo è il tema di fondo della campagna elettorale, il tema intorno al quale chiamiamo gli elettori, il tema sul quale i giovani ci hanno compreso, se è vero come è vero, che le simpatie giovanili sono in larga misura per Alleanza Nazionale. Molto. Prego, meno di 30 secondi. Ma insomma, chi vuole vivere in una società democratica, solidale, liberale in campo economico e sociale, ma profondamente ancorata ai valori della giustizia sociale e dell'equità, deve votare Ulivo. Chi vuole vivere in una società dove prevale l'intolleranza, l'egoismo e la prevaricazione dei forti sui più deboli, deve votare il Polo delle Libertà. Bene, questo era l'ultimo confronto tra i rappresentanti dei raggruppamenti. Domani continueremo con gli ultimi appelli, poi da venerdì pausa di riflessione, domenica il voto. Buonasera a tutti. Allora...